Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video su un nuovo videogioco. Questo è Trek to Yomi, un nuovo videogioco indie pubblicato da Devolver Digital e uscito al Day One sul Game Pass. Quindi facciamo una nuova partita perché lo avevo iniziato in live, ma non è che si fosse visto molto bene perché laggava il gioco. Come difficoltà scegliamo Bushido, ovvero per chi vuole sia la storia che la spada. E sì, questo sovrascriverà i tuoi progressi. Sì, tanto avevamo solo superato il primo capitolo. Non eravamo andati molto avanti. Detto ciò, questa sarà effettivamente una blind run. Anche se il primo capitolo l'ho già giocato. In live, per l'appunto. Voi avete iniziato a giocarci a Trek to Yomi? Fatemelo sapere nei commenti se vi piace. タンジュロ。一寸先をも見抜くことができぬ。一歩一歩進むのだ。気を抜くでない。一寸先を感じ取り、己が選ぶべき道を知れ。息を満たし放つのだ。己が心を開け。 邪念を鎮めるのだ、ヒロキ。侍ならば心得よ。幾度も同じことを繰り返しております。先生、何故にこうもせねばなりませぬか。侍とはいつまでも型を極めようとするもの。さあ、邪念を鎮めよ。息を満たし、止めよ。向かい合いし者の意図を汲み取るのだ。 La distrazione ovviamente per... ci si distrae. Ok, movimento di base. L'ho fatto, bro. Dai, continuo. Scato mio. Ok. Piero il maestro, eh? Ono ga minitsukeshi waza o misete mio. Hiroki. XX, combo così. Muovi in su, combo così. Muovi in giù, combo così. Ok. E attacco pesante, Y. Va bene, classico. Abbiamo anche già dare combo. Rotazione. Ok. Mi hai detto di girarti, bro. Cioè, adesso. Va bene tutto, però. Tieni alta la guardia. Parata, tieni premuto LB. Ok, e consuma l'energia, la stamina. Ok. Qua in realtà c'è schivata, non vuol dire in realtà schivata, vuol dire proprio parry, contrattacco. Così, vedete. Sarebbe schivata e contrattacchi, in realtà è un parry. Devo aspettare un po' di più, aia. Questo non è un parry. Questo sì, dai. Nope. Ah no, era un parry, sì. Ok. Konnichiwa, kokomade da. Yonichiwa. Sanjiro-sama! 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 Hiroki, koko ni ore. Saredo. Shugyou o wasureru de nai zo. Ono ga shi ni shitagau no da. Tsune ni na. E se il tuo sensei ti dicesse di buttarti da un ponte? Classico detto che si dice qua in zona. E scopriamo che Aiko, quella ragazzina lì, è la figlia del maestro Sanjuro.
evidentemente è successo qualcosa. Posso andare magari di qua? Oh sì, che posso andarci. In live non c'ero andato, questa parte per me è nuova. Ok, magari abbasso un pochettino il volume, eh. Ma giusto un filo. Ok. Qui c'è un collezionabile che non avevo trovato in live. Specchio Tamaya. Lo specchio su un altare Tamaya rappresenta gli spiriti dei nostri antenati. Nonostante dica di non averli conosciuti, il maestro Sanjuro onora i miei genitori come fossero sangue del suo sangue. Ah, interessante. Loro non ci fanno interagire. Gli NPC con cui possiamo interagire hanno sopra quella sorta di cerchietto che avete visto anche negli oggetti. Mentre qui... Ah, posso... Ah, ok, qui ci si può allenare. Ho colpito con tutte le mie tecniche. Va bene. Quindi proseguiamo. Comunque, ragazzi, la qualità degli indie si è alzata parecchio, eh. Andiamo, usciamo anche di qua, vediamo cosa c'è. Ah, ok, la strada principale, mentre di qui. È la stessa? Sì, è la stessa. Ok. Vabbè, giustamente si va dietro il tempio. Ok, ho preso anche quel collezionabile che in live non avevo trovato. Ah no, da qua non posso uscire. Posso uscire magari di qui? Nope. No, dicevo, la qualità degli indie con la nuova generazione si è alzata di parecchio, eh. Il diario si è aggiornato. Trovo il maestro Sanjuro. Il maestro Sanjuro non ha mai interrotto il mio addestramento prima d'ora. Eppure oggi si è congedato in un batter d'occhio. Cosa gli avrà detto Morimitsu per allarmarlo a tal punto? E perché il maestro non mi ha permesso di andare con lui? Sua figlia Aiko crede che si tratti di qualcosa di grave e vuole che lo seguiamo. Non voglio deluderla, sebbene questo significhi disobbedire agli ordini di suo padre. Sei il suo allievo preferito, forse è il suo unico allievo. Vediamo se posso trovare altri collezionabilini in giro di qua. Nope. Da questa parte invece neanche. Qui non si può saltare, non si può salire. Mentre qui dentro si può andare? Neanche. Perché alcuni me li ricordo dove sono, quelli che ho trovato in live di collezionabili. Altri però mi sa che li avevo persi. Questi due litigano. Però non dicono niente di particolarmente interessante. Forse qui? Si può salire. Però non si va da nessuna parte. Neanche. Mi piace che Aiko mi segua e poi si fermi esattamente lì. Per aspettare che io faccia i miei porci comodi cercando i collezionabili mentre suo padre è probabilmente morto a questo punto. Riso appena macinato, però noi andiamo prima di qua. Va bene. Non posso spostare questo carretto? Nope. E allora mi dovrò accontentare di andare da questo del riso? Ok,
Ok, sembrava davvero squisito, ma non ce l'ha dato. Sgombri, vongole! Ostriche, mitili e vongole! Ci riporta alla mente cose brutte. Questo si è cagato sotto quando ha visto Sanjiro correre e ha fatto cadere il carretto nel pozzo. Cioè nel fosso, nel fango. E noi possiamo tirarlo via. Esattamente. Sì, grazie mille. Ma non è che mi danno la ricompensa tu, vero? No, solamente un grazie mille. Grazie mille e mille grazie. Pagina del diario aggiornata. Nessuna traccia di problemi al villaggio. È un giorno come un altro, se non fosse che il maestro non si trova da nessuna parte. Forse dovremmo andare alla porta principale e chiedere alle guardie se il maestro Sanjuro ha lasciato il villaggio. Senz'altro mi rimprovererà per non essere rimasto al dojo come aveva ordinato, ma se il maestro è in pericolo, devo aiutarlo. Già molto ligio al dovere, il nostro protagonista. Ah, eccola qua l'altro collezionabile che non avevo trovato. Stampa di Izanagi. O Izanagi, non so come si pronunci. Questa raffigura Izanagi, il creatore, intento a sigillare il portale verso lo Yomi, la terra dei morti. Ok, quindi abbiamo anche scoperto che Yomi è la terra dei morti. Dobbiamo essergli riconoscenti, ci ha tenuti al sicuro dalle impurità. Eppure sembra che ora i miei genitori risiedano in quel tetro mondo. Ok, i suoi genitori sono morti, evidentemente. C'è da capire se lo Yomi è l'aldilà generico oppure tipo l'inferno. Dei briganti nella foresta? Il lago è un portale per il mondo dei morti? Attenzione! Ci spediranno tutti nello Yomi se non facciamo qualcosa. Saranno solo bracconieri in cerca di Kamoshika. Conosco una scorciatoia anche se non dovrei usarla. Attenta, Aiko, eh. Sarà passato di qui anche lui? Va bene. Guardate anche gli effetti, molto carini. Quando noi passiamo. Corri, Rocky. Mi piace che lei è preoccupatissima, la ragazza, e invece noi possiamo stare tranquillamente davanti a questo signore che ci prende a malo modo, ci prende a male parole, ma non ci fa assolutamente niente. Ora, noi possiamo andare di qua e prendere un altro collezionabile. Susine appena raccolte. Se solo avessi qualche mon. Prendine una, è il mio piccolo regalo. Nuovo collezionabile trovato. Conchiglia Kaiwase. Un pezzo di un gioco di abbinamento di conchiglie. Se un set di Kaiwase è stato parte della loro cerimonia nuziale, allora i miei genitori devono essere stati piuttosto influenti. C'è una coppia raffigurata qui sopra, saranno i miei genitori? Cos'è che li separa? Oh, per il pezzo da abbinare. Ok. Probabilmente i suoi genitori allora hanno fatto qualcosa di molto importante, o per il villaggio, oppure tipo con le cose soprannaturali. Visita gli altari per salvare i progressi e ripristinare completamente la tua salute e la tua energia. Fatto. Gli altari, tra l'altro, sono one shot, cioè li usi e poi scompaiono, essenzialmente. Quindi Izanagi ha seguito Izanami negli inferi. Izanagi però fuggì nel vedere che la moglie aveva perduto la sua bellezza. Sarà vero? Sarà falso? È tutto folklore giapponese che io purtroppo non conosco. Guardate però che belle inquadrature, eh. Allora, tecnicamente, cioè proprio a livello tecnico di ottimizzazione,
Non è un granché, cioè ci sono dei rallentamenti, degli scattini e sono su una 3080, quindi non è giustificabile. Però a livello artistico è tanta roba. A livello artistico è davvero bello, soprattutto per essere un indie. Ho visto forse un collezionabile qua. No, c'è un tizio che si copre con un cartone. Un clochard. Ma si può? Devo trovare il maestro Sanjuro, ma farò ritorno per aiutarla. Vediamo se davvero facciamo ritorno per aiutarlo. Ok. Arigate, arigate. Ha detto il mercante che lo aiuta dopo aver servito i clienti. Vediamo se è vero. Se magari succede qualcosa se rimaniamo qui un minuto. O se era solo un dialogo di circostanza e non succede assolutamente niente. Proviamo a vedere, eh. Il mercante qui sembra non fare nulla. E questo rimane con i barili per terra. Non c'è l'aria di un collezionabile. Aspettiamo ancora qualche secondo. Lui qui non ci dice nulla, vero? Zero. Non possiamo andare di là. È molto pieno di muri invisibili questo gioco, eh. Vabbè, tecnicamente dovrebbe essere in 2D, quindi ci sta che nelle aree più aperte di esplorazione mettono un po' dei muri invisibili. Qui non sembra succedere niente, quindi ce ne andiamo. Delusione, 0 su 10 questo gioco. No, vabbè, scherzo ovviamente. Lui sta lì che sta segando. Scatta per muoverti più in fretta. Ricorda che scattare durante un combattimento consuma energia. Hop! E si scatta. Con B, eh. Non te lo dice lui qui perché è un po' stronzo come gioco. Però con B si scatta. Hiroki! Qualcuno ha urlato? Sì, deve essere lì che si trova il sensei. Dobbiamo sbrigarci! Però prima vado di qua perché bisogna sbrigarci, ma i collezionabili devono essere presi. Esatto. Fiore di ciliegio. Sakuya Hime, colei che incarna i fiori di ciliegio, colei che porta la vita. Eppure è al contempo la divinità dei vulcani, che distrugge con la stessa facilità con cui crea. Fu lei a demolire le vette dello Yatsugatake per aver osato arrivare più in alto del suo monte Fuji. Ok. Abbiamo anche la dea del ciliegio che è pure la dea del vulcano. Attenzione, eh. Ah, qui si potrebbe scattare proprio a manetta, però io non voglio perdere eventuali collezionabili. Briganti, si salvi chi può. Invasori, Rocky. È per questo che mio padre era così di fretta. Restami vicino, dobbiamo trovarlo. Qui dietro c'è qualcosa? A quanto pare no. Quindi da cosa scappava il tipo di prima? Vabbè. E lui è esattamente a chi sta parlando? Vabbè, la gente pazza esiste anche nel Giappone feudale. Sentite anche la colonna sonora. Radunate chiunque sia in grado di combattere, non possiamo lasciare. Non ho letto. Da questa parte, Hiroki? Collezionabile? Ma ha ucciso tutti con un colpo di spada, è fortissimo. È morto! Diario aggiornato. Briganti, qui! Ecco perché il maestro ha abbandonato il dojo con tanta fretta. Ma posso combattere anche io. Avrebbe dovuto portarmi con sé. Non so se avrebbe dovuto farlo, eh.
Dimostrerò il mio valore dapprima aiutando i miei amici e i miei vicini. Dopodiché combatterò al suo fianco per respingere questi feroci invasori. Vediamo, eh. Vediamo se avrebbe davvero dovuto portarlo con sé. Vabbè, giustamente le dice di restare nascosta, anche perché lei non sa combattere, quindi sarebbe inutile portarsela in giro. Noi qui salviamo. La salute determina quanti colpi puoi subire, mentre la tua energia determina quante azioni o attacchi puoi eseguire. Va bene. Classico, ovviamente. Collezionabile? Sempre occhi aperti per i fantastici collezionabili, eh. Anche perché ho visto che sono anche pochi in realtà. A meno che siano per ogni capitolo. Cazzatissimo il bambino, eh. Come penso di obbligarti? È semplice. Esatto. Sono samurai. Aia. Quanti colpi ti ci vogliono per crepare? Oh. Ah, quattro colpi? Cacchio. Eccolo il maestro, Sanjuro. Beh, ma contro tre avrebbe potuto farcela, è il maestro, insomma. Qui possiamo muoverci solo in 2D. Non possiamo andare su e giù. Eccone altri. E andiamo, easy. Easy boy. Ah, pensava, voleva, riteneva. Ok, qui si può salvare. Abbiamo visto quel personaggio che andava qui dietro. Andiamoci anche noi. Altro collezionabile. Scultura di topo selvatico, o di topo per essere corretti. Il topo è il simbolo di Okuninushi, il primo reggente del mondo dei vivi, nonché divinità dell'amore e del matrimonio. Fu l'umile topo a trovargli riparo, mentre affrontava le letali prove di Susanoo, nel tentativo di sposare la figlia del signore delle tempeste, Suseribime. Io la prima volta che sentii la parola Susanoo fu in Naruto, come immagino anche molti di voi. Fatemelo sapere nei commenti se è così. Ecco un altro nemico. Ah, parato proprio alla fine. Vabbè, ormai sono OP, ragazzi. OP questo... questo fantastico allievo. Questo ha attaccato un po' troppo in fretta, eh. Ha cercato di... ma tra l'altro mi ha tolto 3 HP con un colpo quello. Ma è fortissimo quel nemico. Quelli col cappellino forse sono un po' più forti, eh. Vediamo se qui c'è un collezionabile. Allora, qui c'è un potenziamento in realtà. Qua. Dov'è che lo vedo? Ecco, l'ho trovato. Potenziamenti salute. I potenziamenti relativi alla salute aumentano permanentemente la tua salute massima. Buono. Noi qui salviamo all'altare mentre questa povera signora sta piangendo disperata, ma... ce ne frega il giusto. Pietà, per favore. Non mi aspettavo che si girasse così in fretta questo. Lo ti ho salvato, dai. Dammi qualcosa di ricompensa, no? Ma ti ho salvato la vita! Ah, se potessi, guarda. Se potessi, maonna. Basta citare Zeb, basta citare Zeb. Anche se è sempre un buon momento per citare Zeb.
Cioè, davvero, quello gli ho salvato la vita e non mi ha dato niente. Ricompense, mi prende per il culo pure il gioco. Talvolta verrà ricompensato con un potenziamento per aver sconfitto un nuovo nemico o aver eseguito azioni specifiche. Non è questo il caso? Altra inquadratura sul ponte. Finirai nello Yomi. Non sei durato molto, eh. Mi aspettavo di più, sinceramente, anche da te. Attacco con rotazione, nuova abilità sbloccata. Gli attacchi rotanti ti permettono di attaccare rapidamente un nemico alle tue spalle. Così, ha! Ha! Al posto di girarsi con A, ci si gira direttamente attaccando. Qua si può salvare. Ah, che bello questo in primo piano che sguaina la spada e si ritira. Vi prego, è solo un bambino. Di qua? No, di qua non si può andare. Di qua si può andare? Collezionabile? Nope. Mentre quello intanto crepa con il suo bambino, noi cerchiamo collezionabili, giustamente. Come osi! Aia. Ok, questo mi ha tolto un HP, effettivamente. Ah, affondato. Interagire con gli abitanti del villaggio può farti guadagnare delle ricompense. Basta sfottermi, gioco! Devono essere i Kami a mandarti. Non so come ringraziarti, Hiroki. Se stai cercando Sanjuro, è passato da qui, correndo poco fa. Non mi interessa, dammi delle ricompense. Che possa usare, che possa sfruttare. Eccoli qua. Bo Shuriken. Seleziona con la freccia destra e arretti attacco a distanza. I Bo Shuriken possono essere lanciati contro i nemici, grazie. Descrizione del gioco. Ok, qui non sembrano esserci altri collezionabili. Non è rimasto nessuno, possiamo andare? Però di una bella bevuta di contare i nostri mon. Sì, co conta questo. Conta ancora, va? Una forza della natura, questo Hiroki. Ha distrutto tutto e tutti. Te ti posso parlare? No, sei morto. Ok. Hanno incendiato quasi tutto, però guardate che belle inquadrature qua. Bellissimo davvero. Spero che Aiko sia al sicuro. Vabbè, dai, sì. Posso andare qui, tipo rompendo... Sì, non lo sapevo, questo non l'avevo fatto in live. Ecco allora dove potrebbe essere l'ultimo collezionabile. Infatti qui c'ero andato in live e non capivo a cosa servisse andare qui. Ecco a cosa serve. Puoi utilizzare i pericoli ambientali per uccidere i tuoi nemici. Ok. Non si tratta di un collezionabile. Si tratta di fare così. Ecco fatto. Perché questa cosa infatti in live l'avevo fatta ma salendo da qua. Dopo aver ucciso i nemici lì. Quindi non capivo cosa servisse. Ora ho capito. Infatti qua lui sguaglia la spada perché ci sarebbero stati i nemici. Dov'è il personaggio? Ah, qui dietro. Esatto, qua si poteva spostare il carretto. Però a noi ora non interessa più. Proseguiamo. Di sopra non mi sembrava di aver visto nulla, di raccoglibile. Mostri, demoni! Noi andiamo prima di qua. Eccoli. La fonda toglie parecchio, eh. La fonda si toglie davvero tanto. Fai attenzione alle strade e alle zone segrete. Potresti trovare collezionabili o perfino altari. Beh, grazie per avermelo detto ora, gioco. È molto utile effettivamente saperlo adesso quando avrei perso la maggior parte dei collezionabili dei potenziamenti.
Energia aumentata, perfetto. E qua si può passare? Nope. Questa, tra l'altro, mi sembra che sia tutta una strada segreta. Ah, no, no, no. Non è tutta una strada segreta questa, se non ricordo male. Torniamo giù un attimo, molto velocemente. Vai, scatta. Scatta, scatta. Vai, 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 vai. Esatto, perché qua poi si chiude in realtà il cancello. Quindi qui salvo e recupero l'energia. E qui non possiamo fare nulla. Quindi si torna indietro. Ratatatatata. Abbiamo quasi finito il primo capitolo, eh. Ecco un altare. Lasciala stare, mostro! Ecco fatto. Vorrei girarmi. Vorrei parlare con lei, grazie. Forse avrebbero fatto anche di peggio, va? Capacità Bo Shuriken è aumentata, grazie signora. C'è un cavallo qua. Cavallino. Ah, t'ho preso prima io. Bene così. Qui possiamo magari entrare da qualche parte e trovare altri collezionabili. Non mi sembra. Ah, ecco, abbiamo fatto il giro. Bene così. E qui si può ancora andare solo in due direzioni. Ah, eccoci qua. Perlustra le periferie. Diario aggiornato. Sembra che si stiano ritirando. Sarà stato il sensei? Andiamo a vedere nel diario. Morte e distruzione a perdita d'occhio. Ci sono dozzine di questi saccheggiatori, ma ancora nessuna traccia del maestro Sanjuro. Devo raggiungere la periferia e cercarlo lì, come ho già detto a Daiko. Posso difendere me stesso, ma prego che lei si sia nascosta bene. È già abbastanza grave che abbia disobbedito al maestro, ma se qualcuno le facesse del male. Chissà cosa succederà, eh? Qua si può intanto scattare molto velocemente. E prima di andare a sinistra andiamo a destra. Qui c'è un altare che useremo dopo. Ci deve essere qualcosa in questi altari. Dipende da quanto hanno rispetto per i kami dei loro antenati. Bah, in questo non c'è niente. Smettetela di saccheggiare tombe, infami. Comunque attaccano uno alla volta, eh. Attaccano proprio uno alla volta. Eccoci qua. Potenziamento, energia aumentata e collezionabile. Me ne manca uno, cacchio. Non ne ho trovato uno. Stampa di Izanami. È Izanami la sposa di Izanagi, il creatore. Lo Yomi la reclamò quando morì di parto. Izanagi tentò di salvarla, ma arrivò troppo tardi. Izanami aveva già assaporato il cibo dello Yomi, diventando un tutt'uno con la terra dei morti. Ripugnante al solo sguardo. Dobbiamo ricordarci di non mangiare niente che ci venga offerto nella terra dei morti, eh? Di non mangiare niente in generale, anche se non ci viene offerto. Ok, ora che possiamo salvare. Peccato che abbia perso un collezionabile, mannaggia. Un solo collezionabile. Non se lo trovo magari qui. Tornando leggermente indietro. Se posso tornare indietro magari, eh. Posso scendere qua? Nope. Qui non posso fare nulla. Niente, mi sa che ce lo siamo proprio persi. Ah, posso distruggere queste. Ok, quando è stanco fa così. Non posso abusare della stamina. Però qui non dovrebbe consumarsi la stamina, no? Esatto, perché non siamo in combattimento. Qui un cavallo è morto. Morto malissimo, tra l'altro. Il tuo maestro sta lottando per tenerci tutti al sicuro. Non sacrificare la sua vita per la gloria. Non ho paura della morte. Non ho paura della morte. Bo Shuriken raccolti. Bravo.
qui si può salvare di nuovo. Di qua non si passa, giusto? Si va da questa parte. Esattamente. Non distrarlo il sensei mentre combatte. Che poi ti distrai pure tu. Katanaka. Toshiha mo ikanu kozou no te ni ware ga ori yori osanashi. Ware ga waga chichi o uchitori shitoki yori mo. Onorevole però, gli ridà l'arma. Ma prendere un altro, va. Sì. Bastava colpirlo tre volte. Due con i Boshuriken e una con la lama. Niente di più facile. Salvataggio ad effetto. Chi sarà morto qua? Vabbè, in live avevo già indovinato chi sarebbe morto, cioè. È una cosa abbastanza prevedibile. Eccolo cresciuto. Il nostro Hiroki. Titolo del gioco: Trek to Yomi. Bella anche come inquadratura. Kono yōjutsu tsukai no gotoshi bushō. Mada dono yōna mono ka wakaranu. Soshite ika ni ano yōna gunzei o atsumeta ka mo. Meihaku naru wa zannin de yōsha naki aku de aru toyūkoto. やつの手下は山から影のように密かに現れ、二つの村があったところには血と灰だけが残りました。大干渉の助けは間に合いません。やつが上川村を取れば川を渡り、次はこの村。我が村よりもまず上川村の者どもを救わねばならん。まことにその通りでございます。あの村の定めは 我が村の定めも同じ。上川村の方たちにすぐに知らせ、我が村へ迎え入れましょう。その上で橋を落とし、奴らが川を渡れぬように。もし我らが戦議の中失礼いたします。されど何者かが門にて助けを求めておりまする。入れてやれ。 鬼じゃ。 やつらは鬼じゃ。伊豆子のお方か。何者にやられたのです。教えてください。猛者の目をした者たちが伊豆子からか急に現れ、やつらの大将はただただ見届けておった。やつらが、わしは上川村の者だ。何人かで林の中に逃げたが、鬼どもが追ってきおった。イデモニッシュの仕事、おいデモニ。奥闇申します。誰か、茶と米をこのお方に。
Qualcuno porti del tè e del riso a questo uomo. Quindi Hiroki parte a colpire questi uomini, questi demoni. Andate con lui. Quindi Aiko è diventata la... il capo del villaggio. No? Adesso dobbiamo curare la nostra squadra, guardala lì. Non siamo più da soli. Caricamento. Ho notato purtroppo alla fine dell'episodio che la mia cam copre alcuni dei sottotitoli, quindi per i prossimi episodi la sposterò un po' più in qua. Kamikawa-mura no monodomo de gozaimasu. Yasu no teshita domo wa sude ni kawa o watatte oru. Ikkoku no yūyō mo nai zo. Morimitsu domo. Quindi loro piano di far saltare il ponte è già andato a quel paese. Eppure la sua squadra è già partita. Oh, attenzione qua, eh. Aspetta, aspetta, con calma, con calma. Allora, facciamo questo combattimento. Perché finire così non mi sembra il caso, ma bisogna combattere per salvarsi la vita. Ok. Capacità Boshuriken aumentata. Devo comunque raggiungere Kamikawara. Ok. E qui direi che il video può finire. Abbiamo superato il capitolo 1. Abbiamo introdotto questo gioco, il mondo e la lore di questa, di questo videogioco, Trek to Yomi. Molto interessante, devo dire. Il combattimento è piacevole, il feeling con il combattimento è piacevole. Bisogna vedere andando avanti quante nuove combo si sbloccheranno, perché per adesso è anche molto base come combattimento. Para-attacca, para-attacca. Detto ciò, il video finisce qui. Ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!